E allora partiamo con gli articoli. Molto preoccupanti la stampa, vertice di guerra UE, preparare i cittadini a possibili crisi sicurezza. E ancora difesa UE, tensione sui fondi, paesi divisi, sull'ipotesi Eurobond, Zelensky non perdete tempo. Scholz usare asset russi per acquistare armi in Ucraina. E allora si è aperto, lo abbiamo detto anche ieri, a Bruxelles un Consiglio europeo delicatissimo che eh, qualcuno ha definito veramente un vertice di guerra. Al centro della discussione che continuerà oggi il sostegno all'Ucraina ma Soprattutto il ruolo, il ruolo futuro anche in campo militare dell'Unione Europea. Allora, eh, come ci prepariamo a fronteggiare le minacce di Putin? L'obiettivo primario quello di preparare, come abbiamo letto, cittadini a possibili crisi di sicurezza. Allora, colleghiamoci con Bruxelles, con il corrispondente Rai Donato Bendicenti. Buongiorno. Allora, la prima domanda che, che ti faccio è: qual è la situazione dopo il primo giorno così importante di lavori di ieri? Beh, la situazione eh, intanto è eh, che è stato eh, ribadito da una parte il sostegno all'Ucraina attraverso questa misura su cui si è trovato un accordo tra i 27 Stati membri, che è una misura che può essere molto efficace. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Eh, beh, eh, diciamo che eh, gli asset, i beni della Banca Centrale russa sequestrati equivalgono a un ammontare enorme, 280 miliardi. 210 di questi miliardi sono immobilizzati all'interno dell'Unione Europea e producono ovviamente degli interessi. Quegli interessi che sono calcolabili intorno ai 3 miliardi, è stato deciso di devolverli per la quasi totalità all'aiuto in armamenti all'Ucraina. Dopodiché è stato detto, c'era anche nei vostri titoli, che bisogna rafforzare. La difesa eh, comune, che bisogna far sì che l'Europa si armi di più e meglio e che lo faccia in tempi eh, rapidi. Il capo della diplomazia Borrell ha detto: attenzione, non dobbiamo spaventare eh, i nostri cittadini. Però, eh, diciamo così, è evidente che la guerra non è imminente, ma per citare Ursula von der Leyen non è eh, impossibile. E questo tipo di atmosfera. Certamente ha attraversato ieri eh, la prima giornata del Consiglio europeo in cui c'è stato anche un intervento eh, di Zelensky che si è detto addirittura umiliato per la scarsità di approvvigionamenti eh, appunto in termini di eh, armi e di munizioni che gli arrivano. Dunque c'è la percezione di una crescente difficoltà del momento perché ci sono sostanzialmente due grandi crisi, due guerre che l'ambiscono. Eh, i, i confini dell'Unione Europea, quella eh, in Ucraina che eh, è cominciata ormai da eh, quasi 800 giorni e che non si sa quando finirà e dall'altra parte, anche su questo si è espresso ovviamente il Consiglio Europeo, la crisi di Gaza. Grazie, grazie Donato Bendicenti, grazie corrispondente Rai. E allora, cerchiamo di eh, entrare eh, ancora di più. Eh, ne parliamo con Vittorio Emanuele Parzi, professore docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, abbiamo ascoltato Buongiorno. le parole di Bendicenti. Allora, eh, il Consiglio europeo sottolinea proprio la necessità imperativa di una preparazione e qui fa preoccupare militare civile rafforzata nonché coordinata. E, eh, le parole sono queste, cioè. Ci dobbiamo svegliare ad una possibile crisi bellica? Beh, la crisi bellica è due anni che è in corso. Voglio dire, la, la Russia ha invaso oltre due anni fa l'Ucraina e, come sapete, la guerra sta andando avanti con distruzioni devastanti. Eh, per cui è importante che le popolazioni dell'Unione siano consapevoli che la prospettiva, il rischio, la minaccia di una guerra che possa colpire anche. Paesi dell'Unione è una prospettiva che è estremamente più concreta rispetto a quello che potesse, che potesse essere due anni fa o cinque anni fa o sei anni fa, perché questo è determinante, perché se le opinioni pubbliche non contemplano questa minaccia e la, la concretezza di questa minaccia, chiaramente poi sono molto restie a concedere quel sostegno, che in una democrazia è fondamentale, a piani che consentendo di prepararsi al peggio lo allontanano e lo evitano. Ecco, dobbiamo dire anche che l'Europa è stata abituata da 70 anni, fortunatamente, a una situazione di pace, a lasciare il campo bellico agli americani. Oggi che cosa accade dopo aver visto anche molte navi ritirarsi, dal, ad esempio, anche dal Mediterraneo? Beh, intanto abbiamo tre considerazioni da fare. La prima, appunto, è che dalla fine della Guerra Fredda la presenza militare americana in Europa si è andata rarefacendo in maniera preoccupante. Quindi non c'è una presenza militare massiccia americana in Europa che aveva rappresentato la migliore garanzia sul fatto che ci sarebbe stato un automatismo dell'intervento americano nel caso di qualunque aggressione nei confronti dell'Europa. Questo non c'è più perché non ci sono più 300.000 soldati americani sul continente. La seconda cosa che dobbiamo considerare è la prospettiva di una possibile elezione di Trump. Trump ha già detto che gli europei devono arrangiarsi principalmente da soli. E la terza cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che comunque Trump o Biden, gli Stati Uniti saranno sempre più costretti a dedicare risorse al fronte dell'Indo-Pacifico, dove la Cina ha una politica sempre più assertiva nei confronti di Taiwan e del Giappone stesso, dove la Corea del Nord è sempre più aggressiva nei confronti della Corea del Sud e dove anche da zone che sono considerate tutto sommato non favorevoli, anzi a cui noi guardiamo con interesse come l'India, pensate, l'India che è una democrazia, però oggi, anzi ieri, in India hanno arrestato il leader dell'opposizione a tre mesi delle elezioni. Per cui lo scenario è eh. quello di una progressiva diciamo così saldatura da un lato dei, dei sistemi autocratici e dall'altro da sistemi che sono democratici ma non così consolidati come in Occidente. Eh, professore, prima eh, non so se l'ha sentito, Donato Bendicenti diceva che una possibilità per finanziare, quindi eh, la, la parte del diciamo della, 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 sovvenzionare, fronteggiare i rischi di guerra, a livello finanziario potrebbe essere quello di andare a scongelare quasi 300 milioni, 280 milioni e in più anche l'eurobondo così come fu fatto per il Covid. È possibile? Beh, allora intanto si parla di utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati alla Russia dall'inizio della guerra. Quindi, non toccare il capitale, ma fare in modo che quegli interessi che in questo momento si accumulano e sono inutilizzati vengano impiegati per aiutare l'Ucraina a difendersi da questa aggressione. E questa è la direzione verso la quale si sta andando ormai, bisognerà trovare diciamo così, la strumentazione legale per evitare contenziosi infiniti, ma questo sembra una, 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 via, una via aperta. Eh, Dall'altra parte, in termini di una difesa europea più integrata. Gli eurobond sarebbero un buono strumento per socializzare diciamo così, un problema comune come la difesa, ma la Germania fa notare un fatto: la Germania quest'anno raggiungerà il 2% del rapporto deficit PIL, con un aumento importante della sua spesa per la sicurezza, proprio a fronte dell'invasione russa dell'Ucraina. Paesi come l'Italia, la Francia stessa, la Spagna sono molto lontani ancora da questa percentuale. Quindi i tedeschi e altri paesi che hanno già raggiunto il 2% dicono ok, tutto bene, però fateci capire, cioè, noi paghiamo già il nostro 2%, magari anche di più come la Polonia o la Grecia o la Danimarca, e voi invece cosa pensate di fare? Non sarà semplice. Grazie, grazie Vittorio Emanuele Parzi, docente di in Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Grazie per essere stato con noi, ovviamente noi seguiremo il tutto.